Ravenna, una squadra che aveva perso la prima ma ha reagito subito molto bene battendo Latina. Che tipo di difficoltà vi può riservare questa partita? Intanto andiamo a giocare in un campo un pelino problematico per l'ambiente proprio, un soffitto molto alto con tutte quelle barriere bianche che devono interrompere il discorso sonoro, eccetera. Diciamo che è un campo da scoprire. Loro giocano sicuramente molto meglio in casa, da quello che ho potuto vedere nelle partite che hanno disputato. La partita con Latina l'hanno giocata con un bel piglio, ma come tutte le squadre che in questo momento si stanno avvicinando alla forma fisica più importante, per cui andremo a incontrare una squadra che è in salute sicuramente. 10 tredicesimi già utilizzati da titolare, qualche altra sorpresa? Beh, vediamo quello che ci riserva il futuro, insomma. Adesso andiamo avanti con quello che è stato fatto finora e cerchiamo di mettere qualcosina di nuovo anche in futuro, sicuramente. Sono già arrivate delle risposte importanti, comunque da questa prima parte di stagione la squadra è in progresso graduale. Ci stiamo conoscendo, stiamo piano piano evolvendo, ancora il cammino è molto lungo, però insomma accontentiamoci di quello che abbiamo, che adesso va bene così. Dal lato Ravenna, chi ha impressionato di più in queste partite? Linel, lo schiacciatore francese, lo conoscono bene, Erdin, Gappet e Leroux, è uno dei pericoli maggiori per la partita di domenica. Sì, lo conoscevo molto bene anch'io, lui l'anno scorso si è giocato a Resovia, giocato e non giocato per un problema di schiena, però non legato all'infortunio vecchio del ginocchio. È un giocatore completo, un giocatore di esperienza nonostante non sia vecchio, ma non è l'unico, ecco, insomma c'è Torres che è l'opposto, che l'anno scorso ha fatto molto bene, che anche quest'anno è partito in maniera direi decisamente importante contro Latina soprattutto, e contro Padova insomma hanno fatto tutti una buona partita con 7 tirati, ecco. Roberto.